Salve gente, un nuovo video. Sono qui con un altro video sulla telefonia perché su un mio precedente video che riguardava i collegamenti della fibra misto rame, una persona ha chiesto: e per la FTTH come si fanno i collegamenti? Intanto facciamo una premessa: per FTTH, come proprio dice il nome, TH to home o fibra pura, intendiamo la fibra che arriva direttamente a casa vostra. Per casa vostra intendo che se voi abitate in un condominio, la fibra non arriva al cabinet giù nel giardino del condominio, ma vi arriva proprio fino a dentro il vostro appartamento, sulla presa a muro che avete dentro casa. Quindi questa è per quanto riguarda la premessa, perché tutto il resto è fibra misto rame che ho già trattato nell'altro video. Non c'è altro da dire, allora metto a video lo schemino, eccolo qui, lo vedete. Allora, qui abbiamo, seguite sempre la manina del mouse, la freccina. Allora, qui a sinistra in alto abbiamo il fornitore di telefonia, cioè il fornitore a cui vi rivolgete perché dopo aver controllato che siete idonei a ricevere la FTTH, dopo aver fatto l'ordine voglio la FTTH, cosa succede? Arriva l'ometto. Cosa dovrebbe fare l'ometto teoricamente, insomma, in linea generale? Quindi l'ometto arriva. Il cavo grigio che vedete in foto è il cavo ottico, appunto, della linea fibra. Cosa fa? Voi prima avevate il doppino in rame che arrivava fino a casa vostra. Attraverso quel tubo lì, lo stesso, il fornitore vi dovrebbe far passare il tubo ottico. Quindi o lascia lì il tubo di rame e lo scollega direttamente fuori nel cabinato, oppure vi toglie anche il tubo di rame e vi mette solo il cavo ottico. Quindi adesso non considerate più il doppino di rame, perché il doppino di rame che va da fuori fino a dentro casa vostra, quello non esisterà più. Eventualmente esisteranno ancora i doppini rame che avete all'interno della vostra abitazione nel caso abbiate più prese telefoniche. Quindi il doppino arriva, lo vedete qui. Qui abbiamo due opzioni, o abbiamo la classica tripolare, oppure abbiamo già sostituito, oppure perché la casa è stata costruita così, la presa, quella RJ11. Facciamo conto che ovviamente questa è la presa principale dove il fornitore si attacca. Quindi il fornitore cosa deve fare? Deve smontare queste due prese perché non sono idonee. Deve far passare appunto da fuori a dentro il cavo ottico, poi attaccherà una borchia nuova che vedete qui in foto, più o meno com'è, una borchia per la fibra, farà un po' di giri e metterà un connettore femmina, perché poi sotto al connettore ci andrà attaccato il cavo che andrà, adesso vediamo dove andrà perché ci sono due opzioni quando fate il contratto. Quindi vi mette la borchia e viene fuori con il connettore. Allora, voi avete due opzioni: avere ordinato la ONT oppure non avere ordinato l'ONT. Quindi l'ONT, intanto specifichiamo cos'è, è il dispositivo che serve per convertire la luce del cavo ottico, che passa dentro il cavo ottico, in impulsi elettrici. Chi è che lo deve ordinare questo ONT? Dipende, ci sono due opzioni. O voi comprate il modem che ha già integrato questo ONT, oppure se voi non comprate il modem con integrato questo ONT, dovete ordinarlo direttamente quando fate il contratto. Oppure, anche se avete il modem con l'ONT, per vostri affari, per affari vostri, volete ancora l'ONT, un altro ONT, e lo ordinate lo stesso. Come faccio a sapere se il modem ha l'ONT integrato oppure no? Beh, primo c'è scritto nelle caratteristiche del modem. Se non c'è scritto, se non riuscite a reperire informazioni, chiamate direttamente il produttore del modem e glielo chiedete. Comunque l'ONT è facilmente verificabile perché oltre ad essere scritto nelle caratteristiche, lo vedete qui nel modem in basso a sinistra, qui c'è scritto porta per la fibra, è un connettore speciale appunto per la fibra ottica, quindi se ce l'ha è ovvio che ha l'ONT integrato. Questo qui sulla destra vedete che non ce l'ha, infatti non ha l'ONT integrato. Quindi facciamo la prima ipotesi con l'ONT che viene richiesto da voi perché non avete il modem con l'ONT integrato. Quindi dalla borchia passa
qui parte nuovamente il filo del cavo ottico, lo vedete qui tratteggiato, che va dentro l'ONT nella sua postazione dove c'è scritto optical, cioè dove va dentro il cavo ottico. Ovviamente l'ONT deve essere alimentato a parte, infatti qui c'è la sua presa power che va ai 230, qui c'è il suo tasto di accensione e spegnimento e poi c'è la porta LAN che va ovviamente al modem senza ONT. Vedete qui il filo nero che va dentro la WAN. Qui avete le porte Ethernet, ce ne sono 5. Sono tutte porte LAN più una che è una WAN, WAN. Poi connettete lì il modem, voi connettete lì, scusate, il cavo dell'ONT. Poi ovviamente dal modem fate partire a TL1 il telefono 1 e da TL2 il telefono 2. In base a quanti telefoni volete, insomma. Ovviamente il lavoro con l'ONT, se voi lo richiedete, è fatto sempre dal personale che viene a mettervi la fibra. Facciamo la seconda ipotesi, che voi non avete richiesto l'ONT perché avete già il modem. Quindi dalla Borchia, ha finito il suo lavoro, praticamente lo metto. Allora voi portate il vostro cavo in fibra da qua, lo vedete in grigio, fino a dentro il modem, nel suo connettore specifico. Poi sempre da TEL1 attaccate il telefono 1 e da TEL2 attaccate il telefono 2. Questo diciamo che è uno schema generale che è valido per tutti. Qui non c'è ovviamente nessun ribaltamento di presa da fare perché c'è una presa sola, va tutto liscio e questo è quanto. Quindi, poi però c'è qualcuno che chiede, come l'utente, appunto la persona che ha visto l'altro video: ma io devo ribaltare le prese in casa, come devo fare? Allora, andiamo a vedere il secondo esempio. Eccoci qui, allora lo vedete a schermo, in alto a destra il fornitore di telefonia a doppino di rame, che adesso non c'è più perché ve l'hanno tolto ovviamente, adesso avete il cavo ottico, e qui la vostra presa principale unica. Allora, se questa è la vostra presa principale unica, è ovvio che ci va che vicino lì c'è il modem e a TEL1 potete attaccare direttamente il telefono, ma c'è qualcuno che vuole fare il difficile e utilizzare la presa. Allora, intanto questa è una tripolare, se avete la tripolare, facciamo l'esempio della tripolare, quindi non ci può andare una RJ11. Al limite potete provare questo metodo: vi comprate un dispositivo come questo, lo vedete qui nella foto a sinistra. È un adattatore tripolare RJ11, ovviamente l'RJ11 lo attaccate qui a TEL1 o a TEL2 e la tripolare lo attaccate alla presa a muro. Ovviamente i tre spuntoni non saranno collegati a niente perché il cavetto in rame non c'è più fuori, il doppino in rame, e l'RJ11 è collegata internamente alla presa tripolare. A questa presa tripolare ovviamente attaccate il telefono, come vedete nella foto qui a fianco, e provate a vedere se funziona, in quanto essendo collegata l'RJ11 alla TEL1 del modem e il telefono alla presa tripolare, teoricamente potrebbe anche portare il contatto e funzionare. Se invece avete, invece della presa tripolare, avete questa qui in mezzo, questa qui, la RJ11, perché l'avete cambiata per altri motivi, qui non potete fare niente perché ovviamente entrando con una RJ11 poi non potete più uscire, e quindi l'unica cosa che potete fare è sostituire questa qui con questa qui doppia. E cosa fate? Praticamente da TEL1 o TEL2, come volete, portate fuori il cavo RJ11 che è collegato a una delle due prese, segnatevi quale, e dall'altra presa verrà fuori l'altro cavo che andrà al telefono. Internamente voi collegate, ci sono i filetti, se voi girate la scatoletta ci sono i filetti, collegate il rosso con il rosso e il verde con il verde, in modo da fare in modo che il cavo entra ed esce. Se c'è qualcuno che vuole questa soluzione, questo è quanto. Passiamo ad un altro metodo, vediamo un altro esempio. Ecco, allora qui abbiamo invece l'esempio di due prese in casa, due o più prese tripolari. Qui abbiamo sempre fornitore telefonia doppino in rame, che non c'è più. Quindi voi avete le due prese, la principale qui sulla sinistra e la secondaria sulla destra.
E anche qui dovete provare a utilizzare il metodo di prima. Ovviamente prima dovete collegare in parallelo queste due prese. Qui c'è lo schemino in basso, vedete? Fate conto che questa qui secondaria sia questa in mezzo e questa qui a sinistra sia la prima. Vedete che andava dentro il doppino telefonico che adesso non c'è più. Da questa e da questa posizione il rosso e il bianco andavano in BU e in AE della seconda, questa qui. Quindi fate questo collegamento. Questo collegamento adesso della linea telefonica, che non esiste più il doppino in rame, dovrebbe essere fatto da questo qui, dal collegamento che esce da TEL1, va dentro la tripolare e viene fuori dai spuntoni che vanno a muro, perché lì il cavo non c'è più quello che viene da fuori, ma c'è ancora quello che c'è all'interno della casa, che collega le due prese all'interno della casa. Solo che qui è più complicato, perché voi dovete fare coincidere il parallelo, la linea telefonica, il BU e la E che entrano, cioè dovreste aprire la presa tripolare qui del dispositivo, vedere com'è collegata e vedere com'è collegata anche la presa del telefono. Questo secondo me è un metodo troppo complicato che non serve a niente, cioè serve solo per complicarsi la vita. Sostituite le due tripolari con le RJ11, adesso andiamo a vedere come viene fuori il collegamento, perché francamente qui vi complicate la vita collegando sia la tripolare del telefono sia la tripolare adattatore RJ11, cioè viene fuori un casino. Ecco, questo è l'ultimo esempio. Qui c'è sempre il fornitore di telefonia del doppino in rame che non c'è più. Questa è la presa principale, la vedete qui sulla sinistra, e questa è la secondaria. Questo è il modem. Qui avete, una volta appunto, potete fare da TEL1 direttamente collegare il telefono e da TEL2 collegare le prese, nel caso abbiate un telefono nella seconda presa. Perché? Perché qui dalla presa uscirà il cavetto RJ11 fino al telefono. Le due prese sono già collegate con un doppino e quindi il cavo che entrerà da TEL2 alla presa, da TEL2 alla presa, troverà già il collegamento. Vediamo un altro esempio, eccolo qui. Qui c'è sempre il fornitore di telefonia del doppino in rame, in alto c'è il doppino in rame che non c'è più. Questa è la presa principale doppia e questa è la secondaria che è singola per collegare appunto un altro telefono. Allora, anche queste ovviamente vanno collegate in parallelo. Qui c'è, vedete in grigio l'immagine, c'è lo schemino base, cioè praticamente tutti i rossi vanno collegati insieme fino alla linea telefonica e tutti i bianchi vanno collegati insieme fino al bianco. Sotto, infatti, se vedete, rosso. Tutti i rossi sono collegati e tutti i verdi sono collegati. Controllate, li dovete collegare così. Allora, da TEL1 qui al modem potete uscire con un telefono. Da TEL2 potete uscire con un cavo RJ11 e collegarvi a una delle due prese, a una dei due spot della presa principale. Dall'altro potete uscire con un altro telefono e, visto che sono collegati in parallelo la principale e la secondaria, uscire con un terzo telefono nella stanza dove c'è appunto la secondaria. Quindi qui parlare di ribaltamento vero e proprio con la fibra pura è, diciamo, mettiamo ribaltamento fra virgolette, perché il ribaltamento sarebbe spezzare la linea principale dalla linea secondaria. Ma lo fai se hai un doppino in rame che ti arriva in casa. Quando il doppino in rame principale che ti arriva in casa non c'è più, perché è stato sostituito da un altro cavo, praticamente viene già spezzata la linea, perché il cavo ottico sarebbe adesso la linea principale. L'unica cosa che dovete controllare è il collegamento in parallelo delle prese. Vi lascio anche dei link in descrizione che vi mostrano sia il collegamento in parallelo delle prese tripolari, nel caso vogliate ancora utilizzare quelle, oppure per quanto riguarda anche il collegamento in parallelo delle
della RJ11. Quindi per il video di oggi è tutto, e se ci sono domande le fate nei commenti. Più che altro c'è da provare se i metodi con la tripolare funzionano, e anche con le prese RJ11. State attenti, appunto, controllate sempre che siano messe in parallelo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.